Io prevedo l'Italia al primo posto. È sempre di buon augurio le corna. Poi mi viene da dire Galles. Poi mi viene da dire Galles. Poi mi viene da dire Galles. Facci complimenti a me stesso! Sono stato l'unico stronzo ad aver detto Galles al secondo posto! Afamuk! Però questo afamuk è accompagnato e condito con una bella fetta di culo, perché Galles è arrivato secondo grazie a una differenza reti che è tutta a favore del Galles. Dunque, benvenuto in questo mio nuovo video del giorno dopo / pagellone, inerente ovviamente alla partita Italia-Galles, partita terminata per 1-0, minimo indispensabile, un risultato che fa felici abbastanza tutti, soprattutto i gallesi, che grazie a questo 1-0 sono passati automaticamente secondi. Non si vedrà la Svizzera se passerà, ma penso di sì, con 4 punti, poi vabbè, dipende pure dalla differenza reti, se sarà una delle migliori 4. Che dire, primo posto consolidato, 7 gol fatti, 0 gol subiti, siamo la miglior difesa insieme a Inghilterra e, come ho detto ieri, Svezia, che hanno una partita in meno. Oggi si saprà la nostra avversaria tra Austria e Ucraina, che si giocherà alle 6. E dunque quest'Italia, io lo ripeto, sarò monotono, sarò stancante, ma a me quest'Italia piace. Nelle prime due partite abbiamo visto l'Italia praticamente titolare o quasi. Per me questa Italia può andare molto molto lontano. E ieri, nonostante gli 8 cambi, abbiamo avuto diverse sicurezze, diverse certezze, alcuni ripensamenti che poi ne parleremo più avanti. Diciamo che l'Italia di ieri ha dato a Mancini un segnale come per dire: allora pure queste seconde linee possono fare da titolari. Ieri Mancini ha voluto creare il gruppo, ha fatto giocare tutti, praticamente tutti, sia i giocatori di un movimento sia il portiere, manca Meret come l'unico che deve ancora mettere piedi in campo, ma alla fine hanno giocato tutti. Mancini ha dato praticamente fiducia a tutti. Prima di andare con le pagelle, io voglio dire che noi abbiamo un centrocampo top. Abbiamo veramente un centrocampo con i titolari: Jorginho, campione della Champions League, Barella, che è un tuttofare, Verratti praticamente è uno dei centrocampisti, insieme a Jorginho mi viene da dire, che ha molta più esperienza internazionale, quindi sono tre che insieme possono funzionare bene. Poi ci sono le seconde linee, ovvero Pessina, che ieri ha giocato veramente bene, ha segnato all'esordio, però si è mosso bene, anche se bisogna, e lo sottolineo, prima del gol non ha fatto grandi cose. Poi ci sta Cristante, forse l'unico che lascia qualche dubbio, insieme a Castrovilli, e poi Locatelli. Mi ha sorpreso, devo dire la verità, mi ha sorpreso colui che ha meno esperienza di tutti, insieme a Castrovilli, ha sorpreso, si è conquistato il posto da titolare che per me sarà Verratti, perché ieri il posto da titolare se l'è riconquistato, mi viene da dire. Siamo i favoriti? Forse? No, allora ragazzi, io non mi voglio esporre tantissimo, però avendo visto parecchie partite, parecchie squadre top, mi viene da dire che l'Italia è la squadra più completa, forse, poi si vedrà queste ultime tre, l'ultima giornata di tutti i gironi, per vedere le big come si presenteranno, se metteranno le seconde linee, se giocheranno col cervello un po' così. Sicuramente la Spagna sarà una bestemmia, ma è inferiore a noi, anche perché Luis Enrique non ha fatto diverse
convocazione, tra cui Saul, tra cui Luis Alberto. Poi ci sta la Germania, che per me non la temo, cioè, anche perché verso la Germania, cioè, mi sembra palangato. L'Olanda, facciamo sto verso, l'unica che mi preoccupa veramente è la Francia, la neocampione del mondo, che ha un centrocampo forte, però contro l'Ungheria la Francia ha fatto vedere dei limiti. Poi è vero che noi nel girone abbiamo pescato scapole ammogliate la squadra della parrocchia, con tutto il rispetto verso Svizzera, Galles e Turchia, però c'è da dire che l'Italia non ha sottovalutato nessuno, ha giocato al massimo delle forze, anche se contro il Galles nel secondo tempo abbiamo lasciato un po', ma alla fine l'Italia è una bella nazionale, non dobbiamo né sopravvalutarla né sottovalutarla, dobbiamo stare sempre sulla linea di mezzo, personalmente. Ma comunque per me il nostro centrocampo è veramente top. Andiamo a parlare delle pagelle, pagelline, pagellotte. Donnarumma 6,5, ha salvato un gol, o meglio un'azione pericolosa da parte di Ramsey nel secondo tempo, ma alla fine in tutta la partita non ha subito un tiro praticamente, a parte Ramsey che ci ha provato e ha tirato in bocca, su Bale lasciato solo, se avesse segnato non era certo colpa di Donnarumma, ma di qualcuno che doveva marcarlo. Toloi, il primo oriundo, 6, senza infama, senza gloria, diciamo è lui che ha dato l'avvio alle azioni offensive, in difesa ha sofferto poco o nulla, ha fatto la sua onesta partita. Bonucci 6,5, a parte i lanci a cazzo di cane che lui... Allora, Bonucci sa fare lanci, però se non hai un giocatore che ti attacca la profondità, è difficile che questi lanci vadano a buon segno, ok? Possono andare a buon fine, che buon segno, buon fine. E alcuni lanci te li potevi risparmiare, ma comunque lui ha portato leadership. Ha portato ordine, ha portato sicurezza alla difesa, visto che lui ieri era il capitano. Bastoni, all'esordio dell'Europeo, 6,5, ha fatto praticamente annullato Bale, cioè ha fatto 3.000 falli su Bale, ma con una munizione che per me meritava l'ammonizione almeno sull'intervento, perché poi l'arbitro l'ha pure richiamato, il prossimo ti ammonisco, non l'ha ammonito, grazie arbitro, bisogna dire. Mai impacciato, mai timido, è sempre stato sul pezzo. Poi Emerson Palmieri, 6-, fatemi dire 6-, in difesa è stato poco coinvolto, quindi non posso giudicarlo difensivamente, mentre offensivamente è meno propositivo di Spinazzola, c'è da dirlo, ha fatto una folata offensiva e ha perso pallone. Prossimo obiettivo del Napoli, molti su Telegram hanno boccheggiato, hanno storto il naso, ma io questo non giocava da dicembre, e questo è un giocatore da rivedere sulle convocazioni, che a posto suo poteva prendere un altro, ma comunque le convocazioni sono state fatte, è inutile ritornare sulle convocazioni. Poi molti lo accusano, un oriundo, sti cazzi, se è valido. Allora sicuramente è messo in un punto fermo della nazionale di Mancini, però è ovvio che non giocare da dicembre si vede, o quantomeno da dicembre a oggi ha giocato poco, nulla. Poi Pessina, 7,5, lo voglio premiare con un gol. Allora, prima del gol non ha fatto grandi cose, si è nascosto, ha sbagliato diversi palloni, diversi appoggi, poi dopo il gol è come se si fosse sbloccato mentalmente, infatti dopo il gol parecchi inserimenti, parecchi assist, si è proposto parecchie volte, insomma ha giocato bene, anche se per me Pessina non è una mezzala, ma è più un trequartista bravo nell'inserimento e nell'ultimo passaggio. Jorginho, uno dei capostipite di questa nazionale dopo Donnarumma e Bonucci, Jorginho 7,5, si vede l'esperienza al di là del fatto che è un oriundo, ma non capisco perché ci sono italiani che hanno sempre parlato di oriundi, ah, io ci vado tutto cazzo con gli oriundi, ma se gli oriundi sono funzionali all'Italia, sti cazzi, ma proprio sti cazzi, non dobbiamo ringraziare chissà cosa che Jorginho ha scelto la nazionale italiana.
Andiamo a Bell. Cioè, Giorgini ha avuto una crescita incredibile dal Verona a dove è andato. Ha avuto una crescita incredibile, l'ho visto migliorato. Perché? Perché ha avuto l'esperienza della Premier, ha avuto l'esperienza internazionale, quindi qualcosa conta. E in queste partite, non in queste contro il Galles, ma nelle partite future si vedrà l'esperienza vera di Giorginio. Giorginio mi è piaciuto 7,5, cioè lotta, recupera, fa filtranti, fa le verticalità, è migliorato un botto. E molti si attaccheranno, oriundo, ma sti cazzi! Ma se cazzo, andate a vedere le altre nazionali che sono piedi o rondi. Ma tu non devi andare a vedere le altre nazionali, tu devi vedere solo l'Italia. Ma fa bocca, non ci scasso cazzo. Poi, Verratti, 7,5, lo hanno riempito di calci, ma proprio di calci, e là, ogni volta che stava a terra mi preoccupava un botto. Però si è rialzato, tutto a posto, e là si è vista l'integrità fisica di Verratti, quindi è recuperato al 100%, per me è il titolare insieme a Giorginio e Barella, o anche Locatelli, e poi si è venuto l'assist a Pessina, insomma, poi quando lui tiene il pallone lo nasconde, non lo ha perso mai. Poi Bernardeschi, il tanto criticato Bernardeschi, colui che è stato sempre l'orco del ciclone, è meglio Politano che Bernardeschi 6,5, ha servito diversi palloni interessanti, intriganti, anche se nell'uno contro uno inciampava parecchie volte, però ha servito diversi assist mal sfruttati dai compagni, ha preso un palo su punizione e poi pazienza, ma non è compito degli esterni o delle ali segnare, ok? Questo è il succo. Chiesa, anche lui 6,5, da diversi strappi alla fase offensiva, è un funambolo, dribbling contro dribbling, bravo in profondità, bravo in velocità. Mi è piaciuto parecchio, ha servito diversi assist anche lui, tesi al centro, però pure questi mal sfruttati, ma comunque abbiamo due esterni che al posto di Insigne e Berardi, anche se per me Chiesa vale molto di più di Berardi personalmente, infatti per me il mio tridente titolare è Insigne, Immobile, Chiesa, ma comunque anche Berardi sta giocando bene, quindi va bene. E poi Belotti insieme a Emerson è un altro che bisogna rivedere la convocazione. Belotti voglio 5,5, il peggiore in campo, mi viene da dire. Rimpiango Kin, cioè io non capisco con quale ideologia Mancini abbia convocato Belotti, perché fa parte del gruppo vecchio, gruppo bello, paciocchino, paciocoso, tutto rose e fiori, e questo discorso va bene, però se andiamo a vedere la prestazione di Belotti al Torino, non è che ha fatto granché, cioè pure ieri col Galles, che va bene, il Galles era tutto chiuso, stava nella difesa alta, faceva diverse volte il fuorigioco, e Belotti è molto diverso da Immobile, cioè Belotti non va in profondità, Belotti è un attaccante che viene incontro, lo devi servire, e lui automaticamente serve gli altri. Belotti gli ha giocato male, cioè non ha creato un pericolo, a parte i due tiri, che poi non erano tanto pericolosi, il primo era un tiro ravvicinato, il secondo tiro da fuori area, ben parato, solo quello è un bel tiro, ma all'88esimo, a partita quasi finita, insomma da Belotti mi aspetto qualcosina in più. Poi i subentranti, Acerbi 5,5, cioè ha dato modo a Ramsey di creare pericolo alla difesa azzurra, però Donnarumma ci ha messo la pezza. Poi gli altri senza voto, cioè Cristante, poi chi cazzo è entrata? Cristante, Castrovilli, Raspadori, senza voto, perché sono entrati tutti alla fine, quindi va bene così. Ragazzi, fiducia in quest'Italia, io sono abbastanza fiducioso, grazie per aver visto questo video fino in fondo, io vi invito a iscrivervi al canale, a condividere e a cliccare sulla campanellina per rimanere aggiornati. In descrizione Instagram, Telegram, Gruppo Calcio e il sito Che Calcio con codice PEP per ottenere il 15% di sconto. Un saluto a tutti, ci vediamo al prossimo video. Sarà venerdì per l'Italia, poi se c'è qualche cosa, qualche notizia in mezzo, la infilo. Ciao io!